L'acquario di Genova è un acquario situato a Ponte Spinola, nel cinquecentesco porto antico di Genova. Al momento dell'inaugurazione era il più grande d'Europa e il secondo nel mondo. È stato inaugurato nel 1992 in occasione delle Colombiadi, ossia dell'Expo celebrativa del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America. La progettazione della struttura e dell'area limitrofa è dell'architetto Renzo Piano. Successivamente è stato a più riprese ampliato. Viene visitato ogni anno da milioni di visitatori, con una media di 1.200.000 visitatori l'anno. Si sviluppa su vari piani e comprende tantissimi habitat. Al suo interno si possono apprezzare molti esemplari di numerose specie appartenenti un po' a tutti gli angoli del globo. Ognuno è inserito in un ambiente idoneo e molto scenografico, dalle più comuni specie italiane ai più rari pesci del Mediterraneo e delle acque tropicali, passando per cetacei, pinguini, iguane e tanti altri. Sebbene non sia il massimo tenere le creature marine nelle vasche di un acquario, anziché libere nel proprio habitat, è anche vero che questa attrazione contribuisce ad avvicinare il grande pubblico al mare e contribuisce sia alla preservazione sia alla divulgazione scientifica. L'ideale sarebbe che non ci fosse più bisogno di istruire la gente sull'importanza e la fragilità degli oceani, ma intanto può essere un modo per vedere animali che altrimenti chi non fa diving o viaggi difficilmente avrebbe l'occasione di vedere. L'acquario di Genova è uno di quei posti dove i bambini corrono senza mai stancarsi, con una carica di adrenalina e di entusiasmo a cui difficilmente noi genitori riusciamo a stare dietro. Ma è bellissimo vedere la loro emozione nel scoprire gli abitanti del mare e la loro curiosità nel conoscere il mondo degli animali. Con i bambini, ovviamente, dovete prevedere di passare tantissimo tempo davanti alle vasche, soprattutto quelle principali. Le prime vasche dove sicuramente rimarranno incantati sono quelle dei lamantini, ossia dei giganteschi mammiferi acquatici simili alle foche. Anche se, a dire la verità, noi siamo rimasti un po' sconcertati quando ne abbiamo visto uno lasciarsi cadere dall'alto verso il basso e rimanere fermo così in questa posizione per svariati minuti. Poi ci sono i delfini che si possono vedere sia sott'acqua che in superficie, ci sono i pinguini, c'è una vasca tattile che però in questo momento è chiusa, o meglio, non è possibile accarezzare le razze per via del Covid, quindi bisogna tenere una certa distanza e non infilare le mani dentro all'acqua. Poi ci sono anche gli squali, ci sono i pesci sega, insomma, seguendo il percorso guidato scoprirete veramente una varietà infinita di pesci e di animali marini che difficilmente vi lascerà indifferenti. Nel padiglione dei cetacei, esattamente nella sala delle meduse, è stato introdotto un plastico medusa, o come riporta ironicamente la didascalia, plastico bursa medusoides, abitante di tutti i mari del mondo e spesso fonte di nutrimento, con conseguenti gravi problematiche per la salute o addirittura causa di decesso per gli animali marini, come ad esempio le tartarughe. Con questo messaggio provocatorio e con l'allestimento della vasca dedicata alla plastica, gli organizzatori dell'Acquario di Genova pongono l'attenzione sull'importanza dell'inquinamento marino. Infatti, lo stesso Acquario di Genova è impegnato da anni nelle operazioni di recupero, pronto soccorso, riabilitazione e rilascio in mare di tartarughe marine, non solo di quelle venute a contatto con imbarcazioni, palamiti, reti, lenze, ami, petrolio, ma anche di tartarughe che abbiano ingerito corpi estranei, come ad esempio i sacchetti di plastica scambiati appunto per meduse, che fanno parte della loro dieta. La bellezza dell'Acquario di Genova, oltre ai suoi meravigliosi ed incredibili abitanti, sta anche nel fatto di poterlo visitare in molti modi diversi. Ad esempio, si può scegliere una visita libera ed indipendente, oppure una visita guidata, o anche il percorso dietro le quinte dedicato ai più piccoli. La vita sottomarina esercita sempre un grandissimo fascino a cui è difficile saper resistere. Inoltre, in questo acquario vengono introdotte regolarmente tantissime novità, anche molto suggestive, che rendono la visita sempre diversa e sempre interessante.
All'interno del padiglione Biodiversità, nei pressi della parete vegetale, l'acquario dedica una sezione al mondo dei rettili e dei progetti di conservazione e recupero in cui è impegnato. Tra le specie di serpenti ospitate nelle teche, un giovane boa, affidato all'acquario dal Corpo Forestale dello Stato dopo il ritrovamento nel porto di La Spezia, due esemplari albini di pitone dell'Erocendiano, anch'essi affidati alla struttura dopo il ritrovamento sulle rive del fiume Bisagno, e due esemplari di pitone verde. L'area ospita anche diversi rettili provenienti dal Madagascar, il geco diurno gigante, la testuggine aracnoide e la testuggine radiata. Nella sezione il pubblico potrà infine incontrare un esemplare di testuggine africana. La vasca dedicata al progetto di conservazione sulla specie di testuggine palustra ligure Emis orbicularis in gauna ed elica, una tartaruga comune caretta caretta, temporaneamente affidata all'acquario dopo lo scontro con un'imbarcazione. Ed ora lascio parlare da sole le immagini, intanto io vi mando un bacio, vi ringrazio di avermi guardato e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.